Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Ho analizzato meglio la storyline di Stranger Things in questi mesi di silenzio dopo l'uscita della quarta stagione avvenuta l'anno scorso, grazie anche ai riassunti di tutte le stagioni che ho pubblicato qui sul canale, e ho fatto una riflessione piuttosto interessante che voglio condividere con tutti voi. Infatti, qualcosa non tornava. Infatti, da quanto emerso, ho la sensazione che la terza stagione di Stranger Things sia un po' filler, una stagione abbastanza inutile, irrilevante. Ma per giungere meglio alla conclusione in modo logico, per cui appunto la terza stagione di Stranger Things sarebbe filler, dobbiamo prima fare il giusto contesto e quindi fare un salto indietro partendo proprio dalla prima stagione. Ma prima di partire mi presento per chi non mi conoscesse: io mi chiamo Nicolas, ma puoi chiamarmi Nick, e porto contenuti sulle serie TV a tutto tondo. Teorie, analisi, riassunti, recensioni, quiz e tanto altro ancora. Se ancora non l'hai fatto, quindi iscriviti al canale per non perderti nessun futuro contenuto. Ritorniamo al video. La prima stagione di Stranger Things ci presenta i personaggi principali di questa serie TV, o quasi tutti. Joyce, i suoi figli Jonathan e Will, poi Mike, Dustin e Lucas che si divertono a giocare a Dungeons & Dragons, la cavia del laboratorio 11, il dottor Brenner, Steve e Nancy, la povera Barbara, il burbero sceriffo Hopper, il professor Clark e altri personaggi secondari. Questi vivono ad Hawkins e devono fronteggiare la minaccia chiamata Sottosopra e il Demogorgone, una stagione che dà inevitabilmente il via agli eventi della serie TV, districati tra il mondo reale e il misterioso sottomondo. Nella seconda stagione ci vengono poi presentati altri 7 nuovi personaggi, ovvero Max, Billy, il dottor Owens, Murray, Otto, Bob e Terry Ives. Quest'ultima era anche apparsa in qualche scena della prima stagione. In questa seconda stagione, che come trama sembra molto simile a quella della prima, in quanto compaiono nuovi nemici dal sottosopra, ovvero i Democani, abbiamo modo di scoprire tante cose nuove. Con 11 che cerca di ricollegarsi con sua madre Terry Ives, scopriamo tante cose sul passato di 11 e del laboratorio. Il progetto MK-Ultra, la spietatezza del dottor Martin Brenner e il suo attuale stato di salute, la cavia 8 con cui 11 si metterà in contatto e tanto altro ancora. Scopriamo inoltre molto di più del rapporto esistente tra Will e il sottosopra, un legame che tuttavia dopo la quarta stagione rimane tuttora un mistero. Nella terza stagione invece assistiamo a qualcosa di nuovo. Questa si apre con dei soldati russi che cercano di entrare nel sottosopra, facendoci capire che i nostri personaggi preferiti hanno dei nuovi nemici. Questa volta non mostri, ma uomini. In effetti Stranger Things 3 ci mostra la battaglia costante tra i protagonisti di Hawkins contro i nuovi nemici russi e il neonato mostro gigante del sottosopra. Semplificando la trama centrale, che è comunque stata carina e intrattenente, arriviamo al finale, in cui i russi presenti ad Hawkins vengono sconfitti. Hopper finisce in Russia, 11 e la famiglia Byers sono costretti a trasferirsi in California e gli altri personaggi rimangono ad Hawkins. Anche nella quarta stagione scopriamo tante altre cose nuove. Eddie Munson, il passato di 11 nel laboratorio, l'origine della cavia numero 1 e il suo passato. Vecna, la genesi del Mind Flayer. Ritorna Brenner e questa è la cosa più importante per questo video, la famiglia Byers ritorna ad Hawkins e, soprattutto, dopo che Murray e Joyce si sono recati in Kamchatka per salvare Hopper, riescono nel loro intento e ritornano anch'essi ad Hawkins. Nonostante la trama di Hopper nel Kamchatka sia stata ben scritta, accurata ed intrattenente, questa storia parallela non ha dato di fatto nulla alla trama. Soprattutto questo in paragone a quanto stava accadendo a 11, Max, Will, Lucas e tutti gli altri personaggi ad Hawkins. Allora, la mia domanda, ripensando a tutto, ripensando a quella che è stata tutta la storia nell'arco delle quattro stagioni e a quella che è stata la terza stagione, mi viene da chiedere: ma allora, i russi a cosa servono? E ancora meglio forse, la terza stagione di Stranger Things a cosa serve? Bene, a questa domanda non sono riuscito
a dare una risposta, a dare una spiegazione logica. Ma davvero, provate a togliere da tutto questo discorso che ho fatto, dai vari riassunti brevissimi sulle quattro stagioni, a togliere il riepiloghino della terza stagione. La trama, di fatto, non cambierebbe di una virgola. Numero 1. I russi ad Hawkins si estinguono e non apportano più nulla alla trama principale. Nella quarta stagione dei russi ad Hawkins non c'è la minima traccia. Numero 2. Hopper, dopo essere stato mandato in Russia nel Kamchatka, ritorna ad Hawkins. Quindi come se nulla fosse, di fatto. Numero 3. Joyce e Murray riescono, per fortuna, nel loro intento e anche loro, assieme ad Hopper, tornano, assieme a tutti gli altri, ad Hawkins. Numero 4. Il capitolo riguardante i russi sembrerebbe chiuso una volta per tutte e senza neanche troppi sforzi. Numero 5. Il mistero dei mostri del sottosopra in Russia, che sembrava davvero interessante al termine della terza stagione, sembrerebbe essere risolto senza neanche troppa difficoltà. Numero 6. Anche 11, Jonathan e Will Byers sono tornati ad Hawkins. Quindi da dove era iniziata la terza stagione, l'inizio della quinta, tolte i fatti avvenuti nella terza, diciamo, non cambierebbero niente. La quarta stagione ci ha portato molto dal punto di vista della trama, dal punto di vista della risoluzione dei misteri del sottosopra, del laboratorio di Hawkins, la genesi del numero uno e tutto il resto. Quindi la quarta, ok, sotto questo punto di vista. La terza, no. La terza risulta quasi un nulla di fatto, una stagione filler. Ok, è vero. Il contesto storico strizza l'occhio al conflitto perenne tra Stati Uniti e Russia. La Guerra Fredda non è nulla di inventato. Tuttavia, la forzatura di inserirli nella trama, dedicargli anche una stagione intera, per poi però farli sparire così, nel nulla, facilmente, li rende di fatto inutili e onestamente non ne capisco il senso. Ripeto quindi come conclusione, tutto ciò che la terza stagione aveva potenzialmente aperto è stato chiuso, è stato semplicemente troncato come se nulla fosse e soprattutto senza portare nulla alla trama, nessun cambiamento. Per questo motivo ritengo che la terza stagione di Stranger Things sia filler, che quindi non porti nulla come valore aggiunto alla trama principale di Stranger Things, soprattutto in relazione a quella che è stata la quarta stagione e a quella che è stata anche la prima o addirittura le prime due. Quindi una stagione non indispensabile. Voi però cosa ne pensate? Stranger Things 3 è una stagione filler rispetto alla trama principale? O almeno per la parte che riguarda i russi? O invece sono importanti per qualche ragione? Scrivetemi pure le vostre idee nei commenti, perché sono davvero interessato a capire anch'io. Io vi ricordo di lasciare un mi piace per sostenere il progetto dei video di Stranger Things, cioè fatemi vedere il vostro supporto, perché così chiaramente capisco i vostri interessi e sono anche incentivato poi a portare ulteriori video su questa bellissima serie TV. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!